Salve a tutti! Dunque, nel mio ultimo video che vi linko qui sopra, nella piattaforma YouTube, parlavo degli stipendi medi di persone non specializzate, senza una laurea, qui in Germania. Postando il video su Facebook, una persona ha commentato chiedendomi di fare una riflessione riguardo alla situazione opposta, ovvero parlare degli stipendi medi qui in Germania di persone che hanno una laurea magistrale, una specializzazione. Nello specifico la persona mi chiede di parlare del campo dei beni culturali. Ahimè, non conosco persone che lavorano in questo specifico campo, ma vi porto l'esempio di una persona con laurea magistrale che lavora qui in Germania nel campo del project management. Questa persona lavora nella stessa ditta da 5 anni. Qui davanti a noi abbiamo la busta paga di questa persona per l'anno 2019. Andiamo ad analizzare, chiaramente ho cancellato il nome e tutti i dati per una questione di privacy. Andiamo ad analizzare quanto ha guadagnato questa persona nell'anno 2019. Questa è una busta paga che racchiude tutto l'anno 2019. Secondo la busta paga ha preso un lordo di 53.300 euro nell'anno 2019. A questa cifra lorda dobbiamo togliere tutte le tasse, dunque meno 9.881, meno 543, meno 4.956, meno 4.077, meno 946, meno 666, diviso 12 mesi, porta ad un totale di più o meno 2.700 euro. Dunque questa persona con laurea magistrale in Germania, con esperienza di 5 anni nella stessa ditta, si porta a casa 2.700 euro netti al mese. La persona suddetta appartiene alla Steuerklasse numero 4. Dovete sapere infatti che, ed è sposata la persona, dovete sapere infatti che qui in Germania le persone sposate ricevono un taglio nella tassazione, ovvero pagano meno tasse rispetto ai single. Per completare il quadro però dobbiamo anche vedere il costo della vita, ok? Per questo vi porto nel sito chiamato Numbeo, ve lo linko sotto nella parte nella descrizione del video. Andiamo ad aprirlo, eccoci qua, e per l'occasione vi comparo Roma con Berlino, ovvero le due capitali, una tedesca, una italiana. Il sito internet ci dice che tu avrai bisogno di più o meno 3.598 euro a Berlino per mantenere lo stesso standard di vita che puoi avere con 3.900 euro a Roma. Dunque già vediamo che Roma costa sui 300 euro in più rispetto a Berlino. Il costo della vita è di 300 euro in più rispetto a Berlino, secondo questo sito internet. Andiamo a vedere subito i salari, gli stipendi. Possiamo vedere che a Roma lo stipendio medio di una persona laureata con specializzazione dunque è di 1.464 euro, mentre a Berlino è di 2.424 euro, dunque una sostanziale differenza, 1.000 euro di differenza. Andiamo a vedere gli affitti. Dunque un appartamento, un monolocale nel centro città a Roma ti costa 935 euro, mentre a Berlino 888 euro. Un appartamento, un trilocale nel centro della città ti costa 1.962 euro, mentre a Berlino 1.703 euro. Possiamo vedere la differenza del costo della vita a fronte di stipendi molto più alti a Berlino. Dunque questo è tutto per oggi. Se il video vi è piaciuto dategli un like, se non vi è piaciuto un dislike. Iscrivetevi al canale. Ciao da Berlino.